Code, disagi, disservizi per i tanti cittadini che in questi ultimi giorni si sono recati presso il San Luca di Vallo della Lucania. Un quadro sanitario angosciante che non dà una risposta sicura dal punto di vista sanitario al territorio. A commentare quello che è accaduto qualche giorno fa, ma che continua a tenere banco presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è Roberto Ronca, delegato sindacale della FSI USAE. Nel dettaglio, la situazione del San Luca è una situazione di grossa sofferenza da un punto di vista di carenza di medici un po' in tutte le discipline. Fu annunciata già qualche mese fa la carenza dei cardiologi, che se n'era parlato qualche anno fa, poi erano arrivati i cardiologi e improvvisamente adesso sono scomparsi un'altra volta, si sono trasferiti. E anche questo potrebbe essere un campanello d'allarme per capire come mai le persone arrivano e poi se ne vanno, non riescono a trovare l'ambiente giusto, non riescono a trovare la collocazione giusta. Anche questo potrebbe essere un problema, però tutte queste problematiche, ripeto, sono sempre da un punto di vista manageriale, di direzione, di chi gestisce appunto il personale, che non mette in condizioni forse per i medici, non li fa trovare nel giusto ambito, nel giusto agio. Vedi ad esempio il direttore della neurochirurgia, che prima arrivò e poi se n'è andato, e ne abbiamo tanti di esempi. Quindi la carenza, ripeto, è su tutte le discipline mediche, ci sono carenze, ripeto, cardiologiche, di malattie infettive, urologiche, ma è inutile elencarli. Noi a Vallo della Lucania abbiamo 23 discipline, abbiamo un po' carenze dappertutto, tant'è vero, per esempio, c'è stato il discorso della chiusura per la chirurgia vascolare, in quanto i due medici dovevano giustamente fruire del periodo di ferie e non potevano garantire i turni. E come succede con altre discipline, dove materialmente vengono ridotti i servizi per ovvi motivi di diritti, di permessi che toccano ai medici. Il riposo comunque è dovuto, per così dire. Per quanto riguarda il resto del personale, possiamo dire che pur avendo ancora delle carenze minime, in questo momento non si può parlare di mancanza di infermieri che ne sono arrivati per questa emergenza, e anche lì ci sarebbe tanto da dire per la distribuzione, come pure stanno arrivando un po' meno gli OS. Certamente però rimangono tante altre discipline carenti, prima fra tutti dobbiamo guardare il lato amministrativo, diciamo la mente che gestisce le direzioni, gli ospedali e quindi tutto quello che è di qualche giorno fa, diciamo ancora l'ultimo disservizio che a Vallo della Lucania è l'unico ospedale o uno degli unici dell'ambito sud che a cui non sono stati distribuiti ai dipendenti buoni pasto. Lei dice: vabbè, ma che pensate ai buoni pasto? I buoni pasto, in questo momento praticamente è stato tolto un potere di acquisto ai dipendenti di 120 euro per il mese di agosto, mentre altri colleghi dell'ASL Salerno comunque ne hanno usufruito. Arriveranno, sì, è vero, però capirete bene, se per un periodo si parlava di crisi della quarta settimana, e in questo momento comunque gli infermieri eroi pagano un'altra volta pegno, almeno quelli dell'ambito sud di Salerno. Questa la dice lunga, appunto, che non vi è una programmazione neanche nel personale amministrativo. Il personale amministrativo a Vallo della Lucania conta forse 5 amministrativi e un direttore apicale. Capirete bene, un ospedale, un DEA di primo livello dovrebbe avere forse una ventina di amministrativi negli uffici, dovrebbe avere due o tre dirigenti e il direttore apicale, per così dire. Quindi siamo comunque in una forte carenza, e molte volte vengono utilizzati appunto gli infermieri per coprire questi spazi. Ma come gli amministrativi, ripeto, mancano altre figure professionali che bisognerebbe comunque cercare di reperire, gli operatori tecnici, mi viene in mente, psicologi, assistenti sociali, bisognerebbe un attimino fare una panoramica. La panoramica però, ripeto, noi quando la facciamo viene fatta su tutta l'ASL Salerno. E se si scopre poi che effettivamente non c'è questa carenza, allora bisognerebbe cominciare a prendere delle decisioni spiacevoli, perché significa che c'è una cattiva distribuzione nell'ASL Salerno di personale a sfavore di un presidio rispetto ad un altro, e quindi bisognerebbe ricollocare le persone.
però come al solito non si trova mai chi prende le decisioni spiacevoli. Sulla problematica del San Luca, che dire? Verrebbe subito da pensare a tutti gli allarmi dati dalle organizzazioni sindacali, anche da questa sigla sindacale, sulla, diciamo, discutibile gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, dell'emergenza passata, che è ancora veramente in corso. Ora cosa si potrebbe fare nell'immediato, visto che il management non è riuscito a programmare un giusto ricambio, una giusta reperibilità dei medici, che tra l'altro la carenza non è solo dell'ospedale di Vallo, come si vede anche dalle grida d'allarme che lanciano gli altri presidi, anche vicini a noi, come Sapri, Polla, non parliamo neanche di Rocca d'Aspite, Agropoli, che è stato ridotto, per così dire. Cosa si potrebbe fare nell'immediato, visto che siamo ancora in emergenza, visto che tramite l'emergenza sono stati presi numerosi medici giovani mandati all'USCA sul territorio? Appunto per questo, in questo momento potrebbe essere una rapida scelta quella di dirottare parte di questi giovani dove c'è l'emergenza, per cercare di sopperire in attesa eventualmente dei concorsi, delle richieste di personale che sono state anche inoltrate in questi giorni con alcune delibere, per cercare poi di reperire il personale medico che serve ai nostri presidi, cercando di rientrare in una programmazione di gestione del personale che non ci colga più di sorpresa.